soddisfazione futuro anche come impronta alle nuove generazioni. Grazie ancora al Presidente e buon lavoro. Grazie direttore, grazie. Grazie a tutti. Sul palco insieme con me, buon pomeriggio, benvenuti. Io sono Mario Esposito, sono il direttore del premio Penisola Sorrentina. Come diceva Piccarelli prima, mi occupo di organizzazione culturale di terzo settore, di quella che Rodotà chiamava la generosa follia dei beni comuni. Ci occupiamo di patrimonio culturale, materiale, ma anche immateriale. Oggi proponiamo qualcosa di innovativo, andiamo alla ricerca delle bellezze nascoste della nostra regione Campania, partiamo da Sorrento, luogo immagine, luogo simbolo del turismo, per scoprire nel segno del mezzogiorno e del Mediterraneo i tanti turismi possibili, le tante identità, le tante storie che crociananamente fanno la storia di questa bellissima regione che è la Campania. Lo facciamo dietro il filo della letteratura di un anniversario importante, che è quello del centenario della nascita di Italo Calvino, uno dei maggiori scrittori del Novecento, per ripensare i territori, ripensare i luoghi, ripensare le dimensioni possibili della nostra esistenza. Invito per un breve indirizzo di saluto il sindaco di San Giorgio La Molara, Nicola De Vizio, a introdurre questo pomeriggio di cultura, arte e turismo. Buon pomeriggio, saluto tutti e sono felicissimo ed onorato di essere qui e quindi di partecipare a questa importante iniziativa che mi dà la possibilità di promuovere il mio paese, San Giorgio La Molara, un paese dell'entroterra in provincia di Benevento, collocato nell'Alto Befortore. Quindi riconosciuto da poco anche come zona interna, qui presente il nostro presidente della comunità montana Zaccaria Spina, che poi sicuramente illustrerà questa tematica. È un paese che gode di una bella e panoramica collocazione geografica, con un vasto territorio di circa 66 km² e che si estende su un dislivello che va dai 300 metri sul livello del mare, dove scorre il fiume Tambara, appunto, ai 1000 metri circa, dove c'è un bellissimo lago. Un territorio prevalentemente agricolo-zootecnico che vanta una tradizione di aziende che allevano pregiate razze bovine e ovine, quali sono la Marchigiana e la Laticava. Un paese collocato su una collina penninica che è attraversato da antichi percorsi quali il Regio Tratturo, Pescasseroli Candela e da strati e ponti di epoca romana, testimoni di storia antica ma anche più recente come il Brigantaccio. Un paese che merita una vetrina di visibilità e per questo ringrazio il nostro direttore artistico Giuseppe Leone, dottor Mario Esposito, che hanno l'opportunità, che ci hanno dato di partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Oggi chi amministra un paese preso da tanti problemi, di problemi pratici di cui occuparsi giornalmente, garantire i servizi essenziali, rendere percorribili le strade, cercare di risolvere le tante difficoltà burocratiche, economiche, problematiche e sociali. Ma nonostante questo ci rendiamo conto di quanto è diventato anche necessario ed importante mettere in campo iniziative che possono dare l'opportunità di favorire un turismo culturale, un turismo consapevole, anche un turismo di ritorno, perché dobbiamo prendere atto che una generazione figlia dell'emigrazione che ha interessato i nostri paesi è incuriosita di venire a conoscere i luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Quindi il nostro impegno di amministratori deve essere anche finalizzato a creare condizioni
di recettività per permettere di poter soggiornare nei nostri paesi, percorsi turistici per conoscere il territorio, ma anche percorsi enogastronomici e culturali, un patrimonio culturale anche immateriale che è intangibile, ma tramandato da generazioni ed una potenzialità enorme che bisogna raccogliere per poter custodire e tramandare. Concludo dicendo che la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico è per noi una importante vetrina dove poter presentare le nostre tante peculiarità. Grazie.